Un nuovo progetto si affaccia sulla già affollata scena politica. Si tratta dell'associazione Insieme. Ad animarla è l'assessore regionale al lavoro Severino Nappi, che proprio ieri ha annunciato la sua adesione al nuovo centrodestra di Alfano. Folla di sindaci e amministratori alla prima uscita pubblica nel capoluogo. In sala i primi cittadini di Cassano, Aquilonia, Castelfranci, Castelbaronia, Bagnoli Irpino. Si intravedono anche il manager ASL Sergio Florio e l'ex consigliere regionale Roberto Castelluccio. Soprattutto ci sono i D'Ercole, padre e figlio, pronti a tornare in campo dopo la rottura con il PDL. Assessore, l'associazione mette radici anche in Irpinia e sceglie Alfano. Sì, noi penso che abbiamo un'opportunità significativa di contribuire alla crescita del paese, come col governo regionale di Stefano Caldoro abbiamo avviato un percorso di risanamento della regione, così l'esperienza di Gioacchino Alfano è un'esperienza che ci consentirà sicuramente di contribuire a dare risposte serie al paese, radicare una classe dirigente. L'esperienza che quindi ci aspetta è sicuramente molto interessante. La scelta che con gli amici di Insieme stiamo mettendo in campo è quella di un radicamento forte, fatto di persone che si impegnano sul territorio ma che guardano concretamente alle cose. E con l'assessore al lavoro della regione Campania non si può fare a meno di parlare delle voci che circolano sulla Irisbus e sulla possibilità che l'azienda venga rilevata da imprenditori interessati allo stabilimento. Noi abbiamo detto fin dal primo momento che Irisbus è una questione nazionale, è stata la ragione per la quale abbiamo sempre voluto che l'atteggiamento della regione Campania fosse chiaro. Si ragiona a Roma col governo nazionale e tutti gli strumenti, tutti gli interventi che abbiamo già messo in campo con il presidente Caldoro sono stati esattamente funzionali a questo scopo. Non vogliamo ammortizzatori sociali se non sono accompagnati da un progetto industriale. Tornando alla politica, al convegno si registra una nutrita presenza di arianesi. Ci sono l'ex sindaco e assessore provinciale Domenico Gambacorta, l'ex consigliere comunale Enzo Caso, c'è soprattutto Generoso Cusano, al suo esordio in pubblico dopo la scelta di non aderire a Forza Italia. Cusano, in procinto di diventare coordinatore provinciale degli alfaniani, arriva a sorpresa portando il saluto del ministro Nunzia De Girolamo. Nel suo intervento spiega che altri hanno cambiato partito. Il mio segretario era e resta Alfano, sottolinea. L'ex assessore non risparmia critiche alla regione Campania e precisa che il nuovo soggetto politico dovrà avere delle regole ferree per evitare che si ripetano gli errori del PDL.